Due vittorie in 5 gare per la Puglia maschile Under 15 è un'esperienza comunque utile per l'Under 14 femminile pur a fronte di 5 sconfitte. Si è concluso con il 7° posto dei ragazzi e il 10° delle ragazze il Memorial Fabbri di Romagna, prestigiosa manifestazione di pallacanestro giovanile giunta alla 5ª edizione. La vittoria è andata alla Lombardia per il torneo maschile, all'Emilia Romagna per la femminile e alla Don Bosco Crocetta Torino per il torneo Under 17 riservato alle società. A suggellare il cammino della Puglia maschile classe 2000 un bel successo contro la Liguria ottenuto in rimonta nell'ultimo periodo. È un bilancio comunque positivo, più o meno in linea con le aspettative che avevamo. Abbiamo fatto un ottimo esordio con l'Umbria, confermato da un'ottima partita col Veneto. Poi le due partite centrali abbiamo un po' sofferto la fatica fisica e oggi nella finalina, al 7° e 8° posto, i ragazzi hanno dato prova di grande volontà, di grande tenacia nel portare a casa una partita che si era messa anche male durante il corso della stessa. Sconfitte credo che siano state combattute, perché credo che alla fine tutti hanno dato il meglio di loro. E invece nell'ultima vittoria credo che abbiamo meritato noi, visto che abbiamo giocato meglio dell'altra squadra, cioè la Liguria. E credo che sia una vittoria per tutti e siamo stati tutti molto felici dopo l'ultima vittoria. La mentalità è stata quella giusta, i ragazzi hanno veramente dato tutto e onorato la maglia. Li abbiamo visti buttarsi a terra, lottare sui palloni, sicuramente con squadre fisicamente ed anche tecnicamente nettamente superiori a noi. In più abbiamo dimostrato comunque una crescita costante, non devono ingannare i risultati, però la crescita c'è stata nel corso dei giorni. Siamo contenti di questo, di quello che potrà rimanere ai ragazzi dopo questa esperienza. Nel tabellone rosa invece si è rivelata ancora acerba la selezione pugliese delle 2001, battuta da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Liguria e Umbria. Per la rappresentativa femminile Under 14 si trattava della prima esperienza fuori regione. Era certo il risultato, la cosa che più ci interessava per molte delle ragazze era la prima esperienza fuori dalla Puglia. Hanno scoperto un tipo di basket nuovo, diverso, più fisico e certamente hanno avuto dei problemi. Però la cosa che ci interessava era vedere dei miglioramenti. Adesso sappiamo i nostri punti di forza e le tante cose su cui dobbiamo lavorare, e quindi torneremo in palestra certamente più motivati e sicuramente anche le ragazze torneranno in palestra vogliose di migliorarsi e di andare a fare tra un anno e mezzo trofei delle regioni con più voglia. È un progetto lungo, è un progetto importante e sicuramente avremo tanto lavoro da fare in questi mesi. È stata un'esperienza molto utile, perché comunque è stata un'esperienza che ha unito la squadra, perché comunque non ci conoscevamo tutte e abbiamo trovato squadre fisiche che comunque ci hanno insegnato molte cose, ci hanno insegnato a perdere e ci hanno insegnato anche ad andare avanti. E comunque è stata un'esperienza abbastanza, bella, perché comunque ci ha unito. Semplicemente. Beh, certo, era il primo test che affrontano queste ragazze. I problemi sono stati tanti dal punto di vista della tenuta mentale, perché sicuramente abbiamo incontrato delle difficoltà che in qualche modo hanno scoraggiato le ragazze, per cui c'è stato anche in qualche caso un crollo nella motivazione durante le partite. Questi aspetti tecnici andranno poi curati in condizioni sicuramente più favorevoli. Dovremo rivalutare queste ragazze, ripeto, sempre considerando che è la loro prima esperienza agonistica, considerando che in Puglia giocano pochissime partite nella loro categoria e si sono confrontate con regioni dove invece l'attività è cominciata da tempo ed è sicuramente più intensa. Il Memorial Fabbri è stato un test impegnativo non solo per i giocatori ma anche per i 35 giovanissimi arbitri chiamati alla direzione dei quasi 80 incontri complessivi. Ottimo il comportamento dei 4 fischietti pugliesi, Francesco Anselmi, Angelo Iaia, Deborah Fiorentino e Martina Manzari, gli unici 2 arbitri donna presenti alla manifestazione.